Era tutti ragazzi qui Wolf e Jacopo Lì. Siamo su Call of Duty Ghost, un nome che più di un gioco, che ha un nome abbastanza assurdo. Ecco, perché infatti se ci pensate bene, Cod che vuol dire fantasma, Merluzio che vuol dire è il contrario, Merluzio che è Ghost, e Ghost poi che vuol dire che poi comunque alla fine è perché è... Madonna, chissà come si prende bene la televisione. Guarda che belle antenne che c'hanno. No, più bella di quella che c'è a casa mia. C'è già il primo camper, ragazzi. C'è già il primo camper. Prevedo che questo video lo rifaremo, dato che Wolf non sarà soddisfatto delle prestazioni. C'è gente che campa da poco. Allora, sì, perché ragazzi, adesso vi dico abbastanza velocemente i miei pensieri su questo gioco. E cioè che come gioco fa abbastanza, non è che sia proprio come via il COD, ma è rovinato dai giocatori, perché allora, basterebbe che nessuno camperasse e si giocherebbe sicuramente meglio Call of Duty. Ma visto che la maggior parte se qualcuno gente... giocherebbe meglio noi giocassimo forse. Ma allora, dov'era? Cioè, questi qua poi sono i classici spawn alla Ghost, cioè quindi a caso, cioè lui ti sbatte, va bene che guardate, cioè io gli rientro, lui rientra dietro di me, io gli rientro dietro, perché il solito sistema di spawn killing che ha fatto la casa produttrice, la cosa l'ottia credo che lei ha ecco, ma lì è un distributore. Dettagli. Allora, ragazzi, per chi di voi non lo sapesse, praticamente Titanfall, secondo me c'è qualcosa che non va in Titanfall. Il perché ve lo spiego subito, cioè, allora, lo fanno una casa che si chiama Respawn Entertainment, che era formata da quelli che erano prima, nel cavolo morto su qua, da quelli che era prima hanno fatto Call of Duty 4 Modern Warfare 2 e un pezzo di Modern Warfare 3, ma il cavolo stava campionando su qua, è un pezzo di Modern Warfare 3. Praticamente, se in quel gioco lì i Respawn facevano pena, veramente, cioè io ci ho giocato, Respawn faceva pena, chiamarsi Respawn Entertainment c'è qualcosa che non va. Allora, a questo punto dopo aver sentito il ragionamento di Wolf che nessuno ha capito, possiamo continuare da dove eravamo rimasti con le nostre serie precedenti, dal video di Battlefield 4 che avevamo caricato 3 mesi prima, che la nostra media è più questa qua. Allora, praticamente, che noi facciamo, aspettate, noi facciamo un video dopo un'ora e però lo carichiamo dopo 3 mesi da dietro, però c'è il mio pannolino, dobbiamo andare a trollare. Allora, a questo punto che avete sentito la magnifica schierata di Wolf, mettete, mi raccomando, un mi piace al video. Solo per quello. Se vi piace come scrivo, ditecelo che faremo altri video solo dedicati a quello. Mettiamo tutti quelli che non abbiamo messo perché Wolf non vuole. No, perché lo cancelliamo. Li cacchiamo apposta per quello. E li ho cancellati. Allora, va bene, faremo altri in cui ti facciamo scrivere apposta. Allora, a questo punto continuiamo col livello 3 di Enciclopedia a fare veramente la cosa di là. La vera sfida su Call of Duty è, no, su Ghost, è non sclerare. È una cosa impossibile, ci hanno provato tutti, anch'io ci ho provato, non ce la fai. Allora, a questo punto continuiamo col nostro manuale. È proprio il gioco del livello 3. Sedersi sul sedile posteriore alla propria auto e fingere di guidare, i più esperti possono anche fare brum brum con la voce. Assurdo. Indossare le scarpe al contrario, fingere di dividerli in due man mano che camminate. Cantare We Survive con la bocca piena in un ristorante affollato. Tenere in bocca l'accendino e tentare di accenderlo con una sigaretta. Camminare lungo le rotaie del treno. Camminare lungo le rotaie del treno andando verso il treno stesso. Infilarsi un riccio alle mutande. Infilarsi un riccio alle mutande e lasciarsi cadere col culo per terra. Infilare un vascellano e un toro, infilarci un petardo acceso. Ma comunque, ragazzi, possiamo dire che quelli in enciclopedia hanno veramente qualcosa che non va, perché pensare a queste cose qua, cercare per... spiccioli in un campo minato, guardare dentro la canna di una pistola carica in mano a un bambino, urinare contro il cavo ad alta tensione, asciugarsi i capelli col phon sul balcone mentre piove,
gridare potere nero al raduno del Ku Klux Klan, indossare un cappuccio bianco del Ku Klux Klan al raduno di gente nera, gettare a terra una fiala di nitroglicerina per vedersi rimbalza, entrare nella gabbia del leone indossando abiti zebrati, fare sabbiature facendosi coprire solo la testa, aprire il portellone di un aereo mentre in volo per assicurarsi che sia stato chiuso bene in precedenza, allacciarsi le scarpe in mezzo a una strada trafficata, cercare di far danni modificando una cazzo di cane e pagine di un'enciclopedia. Ma come mai il vandalizzare le pagine di un'enciclopedia c'è sempre? Spogliarsi nudi in un ascensore quando entra qualcuno, strillare come checche: questo camerino è occupato! Premere i tasti col naso e coi capezzoli, sedersi su una sedia invisibile, premere i tasti a tastiera in ufficio fingendo di suonare il pianoforte, lanciare il telefono per aria e riprendere esclamando ho preso la chiamata, girare tra le scrivanie fingendo di avere uno skateboard sotto i piedi. Tu non mi uccidi, mio cane, capito? Chiedere all'impiegato un atto di prosciutto crudo all'ufficio postale, afferrarsi possentemente genitali e urlare dove posso spedire questo pacco, sdraiarsi sulle panche d'attesa e fingere di nuotare a dorso, suonare il clacson mentre si fermi al semaforo, mettere i braccio fuori al finestrino e cercare di prendere per mano il passeggero dell'auto accanto alla vostra. Marco, adesso, vabbè, dopo prendiamoci una pausa da questa frase abbastanza assurda per dire che una cosa che sto abbastanza odiando di questo Call of Duty sono certe ricompense di uccisioni, del tipo gli MS e le torrette robot, perché sono ricompense che aiutano i nostri amici camper. Perché voi pensateci un attimo, uno... Comunque, uno magari si mette a camperare utilizzando IMS, mamma mia. Cioè, ho fatto una serie assurda. Cioè, per voi... Certo, se voi guardate i video di Just Ron, sono normali. Se guardate, no, se si parte dalla media dei miei video, sono abbastanza buoni. Vabbè, ho trapassato il mio cane, ma comunque, vabbè, continua a leggere, dai. Sto cercando qualcosa di veramente interessante. Un'enciclopedia senza nome. Un altro cane, non mi serve niente, ma fa niente. Perché purtroppo hanno tolto un bonus che c'era in, mi sembra, in Black Ops. In Black Ops, e poi l'avevano spostato anche in Black Ops 2, che praticamente permetteva di cambiare le serie di uccisioni ottenute. Mamma mia, la mia visione è un lungimirante esempio di come la TV può simulare i devastanti effetti dell'eccessivo uso di LSD. La bella visione, no, fa schifo, ci vuole qualcosa di più strano. Tipo... Ma scusa, qua c'era la nostra torretta robot, che è passato davanti a un nemico, non gli ha fatto niente. Quindi la torretta robot, amica, è inutile. Ragazzi, 22-7, direi una buona partita. Robot! Con anche, aspetta, con anche l'uccisione finale. Attenzione! Pagina robotica, la pagina robot è stata ideata, scritta e corretta esclusivamente a robot. Siamo tanti, siamo cattivi e non ci laviamo le celle. Ma il nostro obiettivo è conquistare un'enciclopedia per farci propaganda. E abbiamo iniziato proprio da questa pagina qua, che non esiste. Tremate inutili umani, tremate. Non era... Un robot è una scatoletta metallica con tanti fili e lucette colorate. Gioite bimbi. Nell'estate 1502 un certo Cristoforo Colombo aveva stupito gli amici del bar. Già in passato aveva lasciato tutto a bocca aperta diventando un uovo sodo. L'America, il Green Day e la Coca-Cola Light. Pensa che avrebbe potuto far di meglio. Mentre si stava dannando per aprire una scatoletta a ringhe sott'olio, pensò: che comodità se si potesse aprire da sola. Immerso nei suoi pensieri si mozzò un dito con l'apriscatole. Dopo un attimo di esitazione si tagliò tutte le altre dita della mano con una perfetta ce l'hai, dichiarando che ormai la sua mano era stata contagiata dal comunismo. Tutta la gente del bar lo guardò male. Un po' per il sangue sparso ovunque, soprattutto perché nessuno aveva più pallida idea di cosa fosse il comunismo, visto che ancora non esisteva. Cristoforo uscì furioso dal bar portandosi dietro a scatolette a ringhe e qualche dito. Si chiuse in casa e decise di costruirsi qualcuno che lo potesse capire. Fu così che produsse il primo robot della storia, utilizzando
la scatola, due dita mozzate, un filo di cotone e una graffetta. Appena ebbe finito esclamò: meglio di McGill. Chi lo sapesse, no, è un personaggio mitico di un'enciclopedia che è capace di far tutto con cose assurde. Ma poi si stoppò la bocca pensando che nessuno abbia mai capito chi fosse McGill. Invece la scatoletta è McGill, no, McGill. Boh, non so come si pronuncia. Mi ricordo che c'è anche dei Simpson. Invece dalla scatoletta uscì una timida risata seguita alla famosa frase: eh sì, Richard Dean Anderson spacca di brutto. Era il primo passo della robotica. Purtroppo durante la discussione sull'Inter il robottino offeso si conficcò nella gola di Colombo, uccidendolo. I robot oggi. Grazie al contributo di Isaac Asimov e delle sue tre leggi della robotica. Che chi non sapesse è un famoso scrittore fantascientifico, dove praticamente parla. Io ho letto una serie di libri e qualcuno mi deve spiegare come cavolo abbia fatto a fare un libro sullo spazio dove non esistono gli alieni. Cioè non ci sono. Fortuna il nostro amato di fantascienza senza alieni. Bla bla bla, il wrestling. Grazie al contributo bla bla bla. E finalmente l'uomo potrà spaparanzarsi sul divano a guardare la TV, sicuro del fatto che i robot avessero rassettato a casa, sarebbero andati al lavoro per portare i soldi e avrebbero anche fatto la spesa senza fiatare, ma in TV non c'era assolutamente nulla, giusto qualche carosello e un paio di partite di calcio. Così i robot inventarono il wrestling, i canali pornografici, le televendite e i veri nani tempestati di diamanti. Purtroppo questi idilio durò un poco. Un giorno un terribile frullatore robot si rifiutò di triturare le carote sbattendosi deliberatamente le tre leggi. In un breve tempo tutti i robot si ribellarono per le carote. Per fortuna il nostro amato psiconano, chi è? Posso immaginare. Però. Beh, lo scoglio con me. Ecco. Ma la verità è che i robot hanno conquistato il mondo. Poteva averne la prova digitando about the punti robots, senza virgolette, nella barra indirizzi e la volpe di fuoco. Cioè Wikipedia, no, Firefox. Ah, ma ecco perché era robots, non robot. About due punti robots. Secondo me. Oh mio Dio! Che cos'è che ha fatto? Una pagina terrificante! Benvenuti umani, veniamo in pace! I robot non possono né danneggiare un essere umano né attraverso in azione permettere che un essere umano com'è venga danneggiato, eh? No, è uno mi ha ucciso. I robot ne hanno viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi. I robot sono gli amici di plastica con cui è bello stare. I robot hanno scintillanti fondoschiena metallici che non dovrebbero essere baciati. Presi da me. E hanno un piano. Poi c'è la pagina riprova, poi c'è il pulsante, non preme nuovamente questo pulsante. E se lo preme è sparito. No! Geniale, ti hanno hackerato Firefox. Cosa fosse? Allora, a questo punto direi di andare a cercare tipo qualcosa come... Ah, ecco, è vero che poi forse molti di voi non lo sanno perché non l'abbiamo caricato, ma avevamo fatto un sito dove parlavamo lì della famosa canzone Dada Fossey. Quindi non l'abbiamo potuto caricare video. Perché... Sì, un video. Perché quindi l'audio non si sentiva per problemi... Ah, ma ecco perché c'è questo spazio bianco nelle pagine in enciclopedia. È una pubblicità. Ah, e noi abbiamo naturalmente attivato Adblock. Sì, che rimuove tutta la pubblicità. Salutiamo sì. Chiunque abbia inventato Adblock. Che tra l'altro è anche strano, perché qua non lo vedo, non sembra che non ci sia neanche nella barra dei componenti aggiuntivi. Vabbè, ma lo sai come. Ma non c'è. È una falsa pubblicità. Aspetta, adesso andiamo a vederlo. Per chi non lo sapesse, Adblock è un componente aggiuntivo che permette di togliere tutta la pubblicità alle pagine e che toglie. Strano. Non c'è, non è installato. No, ci sono, che no, strano che ci sono pochi camper. Poi una volta ne avevo in questo punto esatto, ne avevo trovati tipo 5 o 6, tutti camperati, che mentre io sono riuscito purtroppo ad ucciderne uno, poi sono morto perché. Conto 5. Oh, non capisco, vabbè, non c'è sta. Non è installato. Perché Mozilla Firefox non va, ecco. C'è Mozilla Firefox e ogni tanto non risponde. Tipo adesso. Ok, allora. Ragazzi, non è Mozilla Firefox, molto probabilmente è Windows 8. Nitroglicerina, la seguente pagina è altamente instabile, maneggiare con estrema cautela. Ma che la nitroglicerina è una nota bibita ipocalorica. Dalle proprietà mirabili, non è pericoloso e l'unica avvertenza di putazzo su confezione è agitare bene più dell'uso.
miscelandola con polvere di patata e forfora, si ottiene una reazione chimica che produce una propulsione in grado di fermare il moto rotatorio terrestre. Ottimo! Sì, che poi sull'enciclopedia c'è anche un articolo che spiega come fermare il moto rotatorio terrestre. Dove la nitroglicerina nacque come colluttorio, particolarmente adatto per i gargarini mattutini. Successivamente venne notata l'industria Fiat, che comprarono la nuova formula e lanciarono sul mercato come solvente per sturare i carbonatori ingolfati. Negli anni successivi, è una cosa abbastanza normale. Negli anni successivi, un paziente svedese ne rubò un quantitativo enorme. Quanti? Mi era apparso vedere un errore ortografico. Da uno dei laboratori. Ma come? Com'è che ha fatto? Perché voleva far saltare in aria i ragni in casa sua. L'unico risultato che ottenne, suo malgrado, fu rivaporizzare delle mani e una nuova faccia modello torta sbrisolona. Oggi nitroglicerina è un prodotto liberamente vendibile ed è uno dei mercati per edifici da poco le puntine a disegno e le fazzolette a batterie. Perché wow, i fazzoletti a batterie? Fazzolette a batterie. Vediamo. Ma perché esisto? Un fazzoletto a batterie è una cosa talmente geniale che dovresti ficcarti un vibratore dell'anno e farti prendere a calci sui fianchi per non averci pensato prima. Non sentiti troppo intelligenti per aver colto la citazione. Un fazzoletto due volte più grande di un normale fazzoletto di carta, composto da quattro veli, con all'interno una piccola batteria di dimensioni lunghe incarnita. Grazie a batteria si autopulisce, ma non una lieve ma continua fragranza al limone, vibra, suona quando ti soffi il naso e quando ti pulisci il culo. Il prodotto, abbiamo elencato in precedenza alcune potenzialità di questo potente tecnologico, vediamo nel dettaglio. Un fazzoletto a batteria può durare dalle 6 ore ai 12 km, a seconda dell'utilizzo che si ne fa. No, tu non mi uccidi, hai capito? Ragazzi. Lo posso tenere comodamente in tasca. Ma qua, no, ma quanto sta camperando sti qua? Cioè, li abbiamo bloccati lì, camperati. Lo si può usare per pulire il gatto? Come che hanno battuto? Potrebbe fare delle cose indescrivibili, se solo lo comprassero. Un pacco di fazzoletti a batterie costa 15 euro, per comprarlo in farmacia. No, ma che proprio... Cioè, ma ragazzi, veramente, lo sponsor, caro Dio, ti fa schifo. Metterci un po' di sale sopra, diventerà più piccolo la metà, ma più resistente agli strappi. Perfetto. Bagnalo con tre gocce di mastrolingo, diventerà antistatico. Vabbè, ragazzi, direi di chiudere qua questo video, direi che sia andato abbastanza bene. No, fa schifo. Tu sta zitto. Quindi, bene a tutti da Wolf. Vabbè, da Jacopo Mi. Ci vediamo a un prossimo live. Se questo live vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Abbiamo fatto fuori due tizi di... No, non fa niente. Comunque... Il Ku Klux Klan? Sì, comunque, bella a tutti da Wolf. E dal Ku Klux Klan.